pensi che questa giornata di oggi, così pacifica, così esercitata nel solco dei diritti costituzionali, verrà comunque mostrificata dai media? Cioè questa piazza serena, pacifica, buona, di gente buona che noi stiamo osservando, verrà comunque dipinta come una piazza di fascisti, di pericolosi eversori? Sicuramente ci proveranno come ci hanno già provato anche l'ultimo corteo strumentalizzando tipo una giornalista del Rai che stava dando fastidio a delle persone, c'è stato un attimo un momento di tensione e l'hanno etichettato quel momento come un momento di tensione, ecco, quasi neofascista. Beh, fanno così. Sappiamo benissimo che anche a Roma è successo che hanno infiltrato la solita strategia della tensione. È assurdo che una persona che aveva il daspo politico andasse tranquillamente in una piazza e poi entrasse dentro la casa, dentro la casa della CGIL, CISL, UIL, non mi ricordo, con la polizia che guardava imperterrita. Quindi è la solita strategia per dividere il popolo. Non ce la faranno a macchiarci, qua è tutta gente pacifica, non violenta. Hanno anche provato tipo, a prendere in giro questa protesta dicendo che la gente entrava in porto. Il porto alla fine è fermo. Ovviamente si può entrare e uscire, perché altrimenti bloccheresti e sarebbe un reato, però non si lavora perché tutti i portuali sono fermi, non stanno lavorando e qua ci sono a sostegno partite IVA, commercianti, studenti, genitori, cioè tutte le categorie sociali sono qua, il popolo è unito, non ci fermano più. Bene, Andremo a grazie. oltranza fino a quando non cancelleranno il Green Pass e speriamo che cadrà anche il governo Draghi. Grazie a Ugo Rossi. Ciao Francesco, grazie a te. Grazie Ugo. Bene, è un'importante testimonianza.